Uh, sono molto felice di essere qui con voi e soprattutto anche con una serie di amici uh, che coinvolgiamo a stretto giro e scusatemi che come sempre siamo anche impegnati oggi, nella, ci, la giornata odierna ci vede anche coinvolta nell'organizzazione nell di, di questo importante congresso e siamo molto lieti di essere qui uh, a 18 anni dalla nascita di punto F. Punto F in questi 18 anni è cresciuto e cambiato tantissimo, ma come sono cresciuti, sono cambiati anche molto i farmacisti e, e qui ne vedo molti. È una uh, professione e lo viviamo quotidianamente anche in questo congresso. Ciao Maurizio, uh, che sta cambiando e deve cambiare. È, è un messaggio che ci insegnano una serie di amici che collaborano con noi nella rivista e che dopo vedremo. Uh, perché parliamo di rivoluzioni.f? Negli ultimi uh, dieci anni è stata uh, seguita come sempre da Giuseppe Tandoi che è il motore della rivista, uh, qui presente con noi, e uh, è stata anche guidata sapientemente da Laura Benfenati che qualche mese fa ha deciso di prendere un'altra strada. Uh, e questo è stato per noi anche un momento importante di riflessione uh, per interrogarci sull'identità e sul futuro di Punto F. Da questa riflessione ne nasce la volontà di rinnovare profondamente la rivista tenendo e valorizzando quelli che erano i capisaldi, rendendola uno strumento sempre più importante di aggiornamento professionale, di supporto all'evoluzione. Eh, di informazione ma soprattutto cioè, lo strumento per eh, aiutare l'evoluzione della professione. Per questo eh, abbiamo discusso con una serie di eh, persone eh, di, di grandissimo valore professionale eh, all'interno del settore, invitandoli a venirci a dare il loro punto di vista per costruire anche un caleidoscopio. Uh, che costruisse uh, la, la professione della farmacia oggi e il futuro soprattutto di questa professione. Uh, è una sfida molto impegnativa, molto importante quella che ci siamo presi uh, ed è una sfida uh, che vi riportiamo qui oggi attraverso le persone che ci aiutano anche a costruire questa rivista che uh, intende portare, supportare l'evoluzione della professione del farmacista. Uh, quindi uh, vorrei che uh, si aggiungessero qui con noi uh, anche uh, Luca Pani, Roberto Tobia, Silvia Ambrogio e, e troviamo uh, anche adesso il modo di farli stare e uh, soprattutto uh, vorrei chiamare anche, uh, passare la parola a Giuseppe, il testimone a Giuseppe affinché anche uh, ci guidi nella lettura di questa rivista che così uh, sta cambiando e che vuole cambiare per riuscire a guidare l'evoluzione del farmacista. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, eh, sono io che mi occupo della, del coordinamento redazionale di Punto F e ci lavoro da dieci anni e quindi ho, ho seguito l'evolversi della rivista di questo quindicinale dei titolari della farmacia non dico dall'inizio perché è una testata che ha 18 anni di vita come ricordava Ludovico e, però nel periodo della direzione di Laura Benfenati, nel passaggio di proprietà di qualche anno fa al gruppo Edra e diciamo che nonostante le novità eh, nella direzione, nella proprietà, eh, nei contenuti, eh, la rivista si è mantenuta sempre nel solco della tradizione, quella di, insomma, di rappresentare le esigenze dei titolari di farmacia. Possibilmente con obiettività, eh, dando spazio a più voci, non evitando le polemiche quando c'è da fare polemica, ma neanche, neanche eh, diciamo sposando delle, delle polemiche gratuite, o fatte tanto per, per alimentare Polveroni. E, mh, c'è stato un evento importante qualche mese fa, eh, Laura Benfenati non è più la direttrice di, 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 di Punto F, e eh, diciamo che il, il gruppo Edra ha colto l'occasione per anche rinnovare eh, la testata dal punto di vista mh, e della veste grafica e anche parzialmente nei contenuti editoriali. Come vedrete nelle prime pagine della. Mh, del numero 5 che è in distribuzione mh, con in copertina Marco Cossolo, eh, una novità, a parte quella del, dell'editorialista che è Paolo Vintani, direttore scientifico anche di Punto F, di Punto F eh, una persona di cui, che non ha, non ha bisogno di presentazioni eh, e che, che, scrive, che scrive già da qualche numero l'editoriale. Eh, sempre per la volontà di dare voce a, a tanti mh, interpreti della professione che siano all'interno delle rappresentanze di categoria, o, ma non necessariamente anche all'esterno, eh, ab abbiamo pensato di creare delle rubriche di commenti eh, che seguono l'editoriale e che sono. Eh, in central, diciamo, sono scritte da mh, persone come Maurizio Bisozzi, che siede qua alla mia destra eh, che oltre a farmacisti titolari eh, e persone impegnate nella categoria da tanti anni in particolare in Federfarma Roma, nell'Ordine di Roma sono anche persone che sanno scrivere che è una cosa sempre gradita e non, mo, non molto diffusa in generale eh, per cui abbiamo dato la, la possibilità a Maurizio eh, come nel primo numero anche a, a Mario Giacconi che oggi no, non è presente perché sta tornando da un viaggio o anche al dottor Roberto Tobia che, che è qua in prima fila per raccontare un po' la, il loro modo di vedere la professione e ehm, e rappresentare delle voci un po' alternative ecco, insomma, a quella che è non, giustamente la voce dell'editorialista, ma alternative nel senso di diverse, non alternative nel senso di, di contenuti o di, o di cose. Ehm, C'è una rubrica che si chiama Innovazione della, di Erika Mallarini, che voi tutti conoscete e che è una rubrica diciamo, incentrata sulle prospettive della professione anche da un punto di vista della ricerca accademica, insomma, perché lavorando alla Sda Bocconi Erika conosce bene come evolve la professione, la studia da tanti anni ed è in grado di suggerire anche ai, ai lettori delle, eh, delle nuove visioni, delle nuove, delle nuove attitudini, delle nuove possibilità di sviluppo. C'è una rubrica anche a metà della, della, della rivista, la vedrete, che siamo si il farmacista a scuola, eh, che abbiamo affidato a Sergio Cattani, che è, un, che è un farmacista educatore, un collaboratore di farmacia che però gira per le scuole del, del Veneto e del Friuli, per fare corsi di educazione sanitaria perché riteniamo che siano uh, fondamentali, cioè siano nella professione di farmacista. Uh, necessarie delle attitudini anche educative di educazione sanitaria verso il pubblico come del resto prescrive anche la normativa sulla farmacia dei servizi. In chiusura della rivista, nella rubrica finale The Blind Spot, ospitiamo con grande orgoglio le, gli articoli del professor Luca Pani che adesso chiamo a, a dire due parole eh, al, al pubblico e dove si va un pochino al di fuori dell'orticello, se mi permettete, del, del sistema farmacia, per cercare di capire qual, che cosa ci portano, ci stanno portando, ci hanno già portato le, le nuove tecnologie nelle loro applicazioni sanitarie, ma non soltanto nella vita di tutti i giorni, eh, che molto spesso... Mh, ci impedisce di comprendere quali sono poi le realtà degli sviluppi scientifici e tecnologici che stanno già veramente andando molto oltre la, 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 la nostra im immaginazione. Ecco, per primo, per primo vorrei dare la parola al professor Pani per poi dare lo spazio ai nostri, uh, ai nostri ospiti, chiaramente anche all'avvocato Bruno Nicoloso che ci racconterà anche di Punto F dall'inizio, perché lui è un collaboratore di Punto F fin dai primi numeri, è un nome che non ha bisogno anche in questo caso di nessuna spiegazione, perché è un luminare del diritto che conosciamo tutti, e ci racconterà insomma come era nata anche un po' l'iniziativa e come lui continua a collaborare con, grande, con la nostra grande soddisfazione con la rivista. Professore? No, 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 va bene così. Il, siccome non mi aspettavo minimamente di parlare, questo è un bene, perché così il, il cervello non riesce a pensare cosa dovrò dire, cosa non dovrò dire e così via. È stata una, una, una sorpresa, non so, Ludovico e Giorgio mi hanno chiesto se ero interessato a... A scrivere qualcosa di un po' diverso da un'altra prospettiva per questa rivista e l'abbiamo intitolata um, Il punto cieco perché eh, cioè The Blind Spot, perché è quell'unico luogo in cui, come sapete, se siete mh, se state guardando in avanti o state guardando indietro, uh, non riuscite a vedere che cosa sta capitando. E nell'ambito è come quando si sorpassa no? Nel, nello specchietto retrovisore, e nell'ambito della della salute in generale, ma delle farmacie e anche del rapporto tra i medici e i pazienti, c'è sicuramente un punto cieco grande come una casa che si sta, uh, che si sta manifestando. Sostanzialmente, le, ehm, le tecnologie informative che tutti voi avete addosso, quindi gli smartphone o i, i giroscopi dei, dei, degli smartwatch, eh, è questa. Continuo eh, flusso di informazioni attraverso web, cambiano la struttura sociale eh, vera e propria eh, dei rapporti umani e non si può pensare che nel rapporto umano più importante di tutti, che è quello con la salute, eh, questo non sia influente. Questo, tra l'altro, è di grande interesse da un punto di vista dello sviluppo anche storico del rapporto medico-paziente perché ehm, lo stiamo ricostruendo per un libro che stiamo scrivendo con Gilberto Corbellini, eh, perché negli anni 50, in realtà subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, il, eh, e forse questo non molti lo sanno, ma negli Stati Uniti ci fu un grossissimo dibattito che durò per diversi anni se le aziende farmaceutiche che in quel momento stavano... Evolvendo, stavano iniziando a presentare i primi eh, non solo gli antibiotici, un paio di farmaci che avevano a disposizione, ma iniziavano ad avere le prime scoperte se dovessero presentare questi farmaci ai medici, ovvero ai farmacisti, ovvero agli healthcare care professional, o ai pazienti direttamente. E questa roba che oggi diamo tutti per scontato: 60 anni dopo, no, come mai, ovviamente. Ai medici e ai farmacisti, in realtà fu un dibattito molto grosso che durò diversi anni, sino a quando, tra virgolette, un'associazione una, um, un di consumatori, non tra virgolette, ma tra virgolette 3D, decise che doveva seguire le direttive, vorrei dire il diktat in realtà. Dell'American Medical Association che aveva detto alle case farmaceutiche: Se voi non presentate i farmaci a noi e poi noi li presentiamo ai pazienti, eh, noi non prescriveremo più niente. Ve la faccio breve, ma fu una battaglia molto, molto animata. Da lì, da quel nucleo, partì eh, ed aveva una lunga tradizione da Ippocrate in poi, eh, il nucleo del rapporto paternalistico. Tra medici e pazienti, farmacisti e pazienti, biologi e pazienti, tutto quello che vuole. Quindi pazienti da una parte e tutti gli altri dall'altra. E questo rapporto oggi, dopo 60 anni, si è ribaltato completamente. E ci sono molti che non sono ancora pronti, eh, ma credo che è meglio che si preparino in fretta perché il ruolo dei pazienti, persino alcuni pazienti non sono pronti. Il ruolo dei pazienti è drammaticamente cambiato. Ora, eh, questo è il, uno degli editoriali eh, che ho scritto per l'ultimo numero, che è quello che avete lì, che racconta queste sei aree che poi ogni, ogni editoriale successivo coprirà, cioè i meccanismi con cui si identificano le popolazioni dei pazienti. Questo cambierà, per esempio, le sottopopolazioni, i sottocluster. Eh, L'impiego delle tecnologie informative. I pazienti arriveranno sempre più informati con anche una preparazione specifica sia davanti ai medici che davanti ai farmacisti. D'altronde hanno loro la malattia, quindi la possono avere approfondita in maniera abbastanza seria, abbastanza dettagliata. L'abilità di fornire servizi cognitivi, che, è in cui la, che sono quei servizi che sono volti a risolvere dei problemi reali che i pazienti o i loro familiari hanno, Altra cosa che sta diventando interessante, altra entità che sta diventando interessante, cioè i familiari, e i familiari, per esempio, ne parleremo tra breve: nel concetto di adesione terapeutica sono molto importanti, altrettanto quanto sono importanti i, eh, i pazienti. Eh, la capacità di aumentare l'autogestione del paziente, e questo si lega all'adesione, la competenza, quinto punto, per integrare le esperienze, e infine. Uh, L'attitudine a certificare l'impatto economico di quello che si fa. E ora mi metto un attimino il cappellino di, uh, di membro CHP della uh, European Medicine Agency e, mh, e, e vi racconto che naturalmente nella, in quella sede noi ci occupiamo di rischio-beneficio, non ci occupiamo mai di prezzo. Il prezzo è qualcosa di cui uh, i medici e gli scienziati non si sono mai occupati, sino a quando, come avete visto ultimamente, alcune Medicine, alcune modalità con cui queste medicine vengono poi distribuite, sono in grado letteralmente di mettere in ginocchio i sistemi sanitari di tutto il mondo, di tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti. E, e finisco nel joint address del presidente eh, Trump, quello alle, alle Camere Unite, lui cita due cose che ci riguardano. Già il fatto che le citi è abbastanza interessante. Dice: l'FDA deve essere riformata, deve cambiare il modo. In cui fa il business, okay? e questa è una cosa piuttosto importante. E, e la seconda dice che il prezzo delle medicine è troppo alto, il prezzo delle medicine deve calare. Ora, io, l'ultima volta che ho guardato, non mi sembra che Trump sia un comunista, quindi è evidente che il su, la sua comunicazione sta, tende a dirci: Guardate, che il modello va sostituito e c'è un ruolo importante in tutto il mondo. Eh, dei farmacisti, perché i farmacisti sono l'unico luogo, le farmacie sono l'unico luogo fisico dove entrano pazienti, scusate il gioco di parole, sani, cioè non entrano coloro che sono già completamente ammalati, entrano anche quelli che ovviamente devono avere le prescrizioni. Ma entrano tantissimi eh, individui che di malattie non ne hanno ancora e quelli vanno intercettati con un'importante un educazione, un'importante informazione per evitare che diventino poi pazienti di domani con dei costi molto più alti. Questo sarà la, uh, il punto cieco uh, che, che ci aspetta nei prossimi, nei prossimi anni. Grazie. Scusami anche Giuseppe se vengono per le scatole, ma eh, avendo il piacere di collaborare con te io ho scoperto che tu comunque ha, vedi, ehm, hai una passione diciamo così anche per il farmacista e per il suo ruolo, eh, in tanti passaggi ci è capitato di riflettere sul valore che questa figura ha prospetticamente oggi nei nuovi modelli di cura. Sì perché, so, perché, perché sono... Ehm, Quell'aspetto diciamo, quell commerciale che portava a fornire dei servizi accessori di vario modo, anche per sopravvivere da un punto di vista ovviamente economico, però consente di personalizzare come attitudine mentale il servizio verso l'individuo che non è ancora diventato... Questa area è un'area molto grande. Dei due determinanti fondamentali della salute umana che abbiamo in questo momento. Uno, l'invecchiamento, verso cui manco i farmacisti possono farci niente, con tutto che vi voglio bene, ma quello mi sembra una cosa che anagraficamente va avanti e meglio che vada avanti perché vuol dire che stiamo mediamente invecchiando. Ma due, sicuramente l'aumento del, delle problematiche correlate alla, alle malattie non trasmissibili, cioè di fatto alla sindrome metabolica, come ci alimentiamo, quanto camminiamo e così via, cioè gli stili di vita stili di vita se qualcuno li può controllare senza ancora dare una, una medicina ma eh, cercando di eh, fidelizzare i, i pazienti a un percorso di salute il luogo logico che io vedo è la farmacia tra l'altro la farmacia italiana con caratteristiche uniche rispetto ad altre farmacie lo dico perché c'è il Servizio Sanitario Nazionale anche quindi è un presidio di una rete del Servizio Sanitario Nazionale dove questi servizi eh, potrebbero rappresentare anche un investimento sicuramente Grazie professore. Allora, non mi sono dimenticato di Silvia Ambrogio, eh, che è qui in prima fila è eh, biologa, nutrizionista e collaboratrice, eh, anche lei storica di Punto F e che rappresenta, io prima ho parlato un po' delle novità, eh, rappresenta un po' anche la tradizione della, della rivista che è quella insomma, di fornire un aggiornamento scientifico al titolare di farmacia su varie materie, quindi dalla nutrizione alla farmacologia, alla medicina, alle medicine non convenzionali, alla galenica. Questo rappresenta un, naturalmente una continuità che non poteva non, non sussistere, nel senso che è chiaro che una rivista può fare opinione, può fare anche magari suscitare un dibattito, ma può fare anche cronaca quando si tratta di seguire magari eventi particolari di politica sanitaria ma poi c'è una parte di aggiornamento che deve essere sempre seguita con attenzione, deve essere sempre curata da, da uh, addetti ai lavori e da um, persone all'altezza della situazione, come è il caso di Silvia. Prima di dare la parola a Silvia, però la voglio dare all'avvocato Nicoloso, perché eh, volevo sentire dall'avvocato un una sua opinione, sì, anche sul, sulla nuova.f, ma soprattutto sulla sua esperienza di collaboratore ormai di lunghissima data di questa rivista, che cosa rappresenta per lui e anche magari due parole sulla, sulla situazione della farmacia oggi, perché chi meglio di lei insomma, può dare un giudizio. Prego, avvocato. Grazie. Un ringraziamento per l'invito, è ovvio, un saluto a tutti voi e i complimenti all'editore che per il compleanno della di punto F, che è diventata maggiorenne e ha cambiato look. E questa testimonianza mia e i miei complimenti partono da lontano, perché l'osservatorio legale di punto F, che è stato affidato al mio studio, data il primo numero di punto F e tutti i numeri successivi sia quando era settimanale che quando è diventato quindicinale. È il mio sabato mattina che dedico alla dottrina ricavata dall'esperienza forense, dall'interpretazione della norma e della deontologia, che poi viene trasferita nelle riviste giuridiche e divulgata. Anche su, punto F. Il pomeriggio poi lo riservo agli amici della musica alla percola perché sono un mozartiano incallito e mozartiani il pomeriggio non possono non andare al concerto. La carta vincente sia dell'osservatorio, ma con ricaduta su tutta la rivista, è stata la piena autonomia data ai collaboratori esterni, che hanno sempre deciso. Per quanto riguarda l'osservatorio e esperienza personale, l'an, il quod, il comodo e il quando dare questo contributo. Se scrivere, che cosa scrivere, come scrivere e quando scrivere. Nel caso mio poi c'è stato un appendice, mi è stato anche affidato il compito, o me lo sono preso. Di mettere il titolo, il catenaccio e anche le illustrazioni, ricorrendo a dei strumenti visivi di grande forza. Qual è il percorso della, delle arti figurative dal disco di Festo che troverete sull'ultimo numero? città minoica 2000 a.C. non so, al grido di Munch collegato al decreto Monti o alle bottiglie di Morandi sui moduli di gestione delle farmacie comunali, all'autotratto inedito di Piero Calamandrei, il mio maestro, quando si è affacciata la riforma costituzionale messa in campo dagli eh, apprendi del Valdarno, che avrebbe messo in discussione per esempio la farmacia dei servizi attraverso il federalismo regionale. Ecco, in questa prospettiva è nato l'osservatorio e ha avuto ricadute su tutte le altre rubriche della, della rivista nel tempo, che hanno seguito così l'evolversi del sistema farmacia. Ho detto Piero Calamandrei, il mio maestro, ma anche... Ma, ma, ma anche, ma soprattutto il padre costituente, quello che diceva che l'uomo malato non è un uomo libero, di tal che tutti i problemi della salute attengono un diritto di libertà e ci ricordava che l'articolo 32 della Costituzione, cui Calamandrei ha messo mano, dice e usa un aggettivo che è tipico soltanto per quell'articolo. Il diritto alla salute è un diritto fondamentale del cittadino e dell'interesse della collettività. E diceva Calamandrei, se voi sfogliate la Costituzione, e io aggiungo che anche letterariamente è di grande spessore, diceva Calamandrei che l'unico articolo legato ad un diritto attiene al diritto della salute, diritto fondamentale. Non c'è nessun altro articolo della Costituzione che leghi il termine fondamentale al contenuto del precetto. E questo è significativo per quanto riguarda le logiche dell'osservatorio che si sono poi estese agli altri, eh, alle altre rubriche della rivista. Ed in queste logiche è alla fine stato codificato il sistema farmacia, quale sistema culturale di servizi a tutela della qualità e della dignità della vita attraverso la cura della salute e la terapia del dolore. E questa è la farmacia, definita dalla nostra Corte Costituzionale, un unicum di professione, struttura e servizio. Sono le logiche che, dai 18 anni su punto .f e da qualche anno prima all'università e nella pratica forense, abbiamo sostenuto. Un unicum di professione, struttura e servizio. In un equilibrio dinamico, in cui la struttura non può prevalere sul servizio, in cui la professione, che è depositaria di un servizio pubblico e sociale, è collegata strenuamente alla struttura, in un equilibrio dinamico. Ecco, questo sistema l'abbiamo visto evolversi attraverso dal 2000 ad oggi, e seguito dal nostro osservatorio, in quella rivoluzione culturale, meglio ancora, in quella rivoluzione copernicana, che ha cambiato il mondo della farmacia, ha cambiato il sistema farmacia. La riforma strutturale che ha riservato la dispensazione del farmaco un tempo testo unico leggi sanitarie solo da un farmacista in farmacia ma anche alle strutture aziendali del servizio sanitario nazionale la legge 405 del 2001 ancora l'apertura della dispensazione del farmaco non soggetto a ricetta medica da parte dei corner farmaceutici delle negozi di vicinato. Una prima riforma nella rivoluzione culturale. Ancora, la riforma culturale che ha dato luogo alla farmacia dei servizi. Il farmacista che presta un servizio più ampio rispetto all'allestimento e alla dispensazione dei farmaci. La legge 69 del 2009. Ed infine, una rivoluzione concettuale attraverso la terapia del dolore che è collegata alla qualità e alla dignità della vita. Questi sono i punti fermi che dalla dottrina e dalla giurisprudenza abbiamo ricavato e divulgato tramite l'osservatorio di punto F, ma viceversa. Si è dato anche il caso, e non arrossisco senilmente, che molti aspetti e molte problematiche affrontate all'inizio, proprio nel rapporto con il mondo della farmacia, hanno dato luogo a delle riflessioni sia legislative che giurisprudenziali, atteso che la giurisprudenza. È l'interpretazione della norma che conta. Noi siamo laureati in giurisprudenza, non siamo laureati in legislazione. E abbiamo raccolto da queste esigenze, anche pratiche, di ragion pratica, dei punti che si sono stati poi sostenuti a livello giurisprudenziale, ottenendo dei risultati positivi. La Corte Costituzionale, con. La sentenza 27 del 2003 ha parlato di Unicom, di professione, strutture e servizio e di rete delle farmacie che garantiscono con continuità temporale e territoriale un servizio pubblico e sociale. Sono le parole che abbiamo sostenuto nel 2003, erano le parole che abbiamo sostenuto fin dall'inizio tramite le rubriche di punto F. Ed ancora il concorso meritocratico per l'assegnazione della sede farmaceutica, meritocratico, è aperto a tutti i professionisti della comunità. Ed ancora, il carattere marginale dell'impresa per l'esercizio della farmacia rispetto al servizio che la farmacia è chiamata a svolgere, alla natura pubblica della funzione trasferita alla professione che è il demiurgo di questo sistema. Tutti aspetti che potrebbero sembrare così delle affermazioni apoditiche, ma che hanno trovato in queste tre sentenze, parlo di cose che ho gestito, diciamo, ma che potremmo trovare in altra giurisprudenza che si è consolidata, che hanno avvallato quanto in questi 18 anni abbiamo divulgato sul mondo della farmacia. Bene, grazie. Vedo un'unica cosa finale e una piccola raccomandazione. Il mio studio sta attualmente eh, preparando un commentario per una rivista giuridica sul decreto eh, presentato in Parlamento il 2234 sulla riforma del... Esercizio farmaceutico. Bene, dottor Tandoi penso che lo divulgheremo a puntate. Su. F. E le assicuro che la prima illustrazione sarà una, un quadro di Kandinsky che domani andrò a vedere al Modec. Grazie a voi. Grazie, avvocato allora. Eh, adesso prima di dare la parola ai, ai, a alcuni dei nostri commentatori. Per il numero. Che, che vedete distribuito a farmacista Più eh, la passo a, a Silvia Ambrogio che invito a venire mh, sul palco per raccontare un po' sì, la sua sì, esperienza sì. di collaboratrice non solo di Punto F, oppure al, al microfono lì uguale. non solo di Punto F, ma in generale del gruppo Edra come biologa, nutrizionista e insomma. E da tanto che scrive per noi e ci può raccontare un po' della sua esperienza e anche delle valutazioni che lei ritiene di fare sul fatto su, di quanto possa essere importante per un titolare di farmacia ma in generale per un farmacista acquisire nuove conoscenze al di là insomma, della routine quotidiana. Prego Silvia. Sì, grazie Giuseppe. Io vengo dopo il professor Nicoloso, soprattutto per anzianità perché io scrivo ormai da un decennio per, eh, per eh, Punto F, per cui ho visto anch'io l'evoluzione e sono anche eh, un po' in rappresentanza di quelle che sono le rubriche dedicate all'aggiornamento professionale. Eh, io mi occupo di nutrizione, quindi eh, ovviamente gli articoli che scrivo sono sempre incentrati sulla nutrizione e soprattutto sull'integratore nutrizionale alimentare eh, il lavoro che svolgo e che svolgiamo noi che ci occupiamo di aggiornamento scientifico eh, vuole eh, rendere la vita un po' più facile alla farmacista che legge a quel punto non solamente magari il titolare che ha letto tutte le pagine precedenti con maggiore interesse rispetto a un collaboratore ma eh, a tutti i farmacisti che fanno consiglio in farmacia che è a mio avviso una delle leve più interessanti e importanti del canale. Eh, cosa facciamo? Traduciamo in pratica tutto quello che è l'aggiornamento, quindi leggiamo ehm, gli articoli scientifici, quindi passiamo in rassegna la letteratura. Ovviamente, essendo il mio lavoro quotidiano legato alla nutrizione, eh, io tutti i giorni ho la fortuna o il dovere di eh, collegarmi a PubMed e leggermi tutto quello che di nuovo si dice nell'ambito degli integratori nutrizionali. Eh, mi leggo tutte le monografie delle varie aziende che gli integratori vendono e che fanno formazione. Ahimè, molto spesso verticale. Il farmacista però ha bisogno di avere delle risposte molto veloci, avere le domande giuste da fare al paziente per collegare eh, tutto quello che sicuramente contribuisce al suo fatturato finale eh, e quindi questo è il, il modo con cui vengono organizzati e pensati tutti gli articoli di aggiornamento scientifico. Eh, quindi cercare di dare patologia per patologia o caratteristica, disturbo, piuttosto che tipologia di cliente che ha Abbiamo davanti le domande giuste e anche le chiavi di risposta. Eh, io sono inoltre un esempio di sinergia di Edra perché ehm, mi occupo di Nutrizione 33. Sono la eh, coordinatrice scientifica del board e eh, a maggior ragione ho l'aggiornamento quotidiano sotto mano. Quindi, molto molto spesso anche le varie rubriche come la vetrina, che comunque per voi è importante perché in un unico momento avete sott'occhio tutte le novità, eh, passano da redazione a redazione. Eh, quindi è un buon esempio di sinergia tra le professioni. Penso di aver raccontato un po' tutto. Grazie, grazie. Poi magari facciamo qualche domanda alla fine. Grazie Silvia. A questo punto chiamerei il dottor Tobia, visto che lui è autore di uno dei commenti di questo numero 5. Ed è un articolo dove parla di elementi essenziali della professione, etica, morale e professionalità. Diciamo un... Un insieme di fattori che dovrebbero fare il farmacista perfetto. Chiedo al dottore se esiste il farmacista perfetto. Ma il farmacista perfetto esiste, questo è indubbio. È un ruolo che ci siamo ritagliati nel tempo e che credo che ci siamo meritati. Continuiamo a meritarci tutti i giorni a 365 gradi, con l'impegno che ognuno di noi mette nella sua professione, lo fa di giorno, di notte, a tutte le latitudini, nelle realtà rurali, nelle grandi città. Una professione che ha il diritto di essere presente tra le, tra le professioni indispensabili per la comunità nella quale opera. Ed è un concetto che purtroppo eh, forse non riusciamo a comunicare bene, è un concetto che molto spesso viene un po' dimenticato. Magari siamo bravi a dircelo tra di noi, siamo bravi a comunicare questo nostro essere indispensabile all'interno eh, delle nostre riviste, dei nostri... Eh, dei nostri editoriali, all'interno delle nostre manifestazioni. Quello che manca purtroppo è una comunicazione importante sul ruolo del farmacista, sul ruolo eh, importante, indispensabile, sul ruolo sociale che la farmacia ha sul territorio. E questo dobbiamo imparare a farlo e a farlo sempre meglio, perché il valore sociale del nostro ruolo eh, non può prescindere da quello che saranno le scelte anche politiche, che la politica dovrà fare per rendere sostenibile questo. Sistema sanitario nazionale che sempre più eh, manca di risorse importanti o che forse spende male, soprattutto in termini di mancata applicazione di quelle che sono le più elementari e logiche norme eh, da applicare in termini di prevenzione per eh, migliorare lo stato di salute dei cittadini spende male tagliando attraverso tagli lineari. Ma prima di, rispondendo alla domanda che il dottor Tandoi mi ha fatto, prima di questo volevo innanzitutto ringraziare Punto F, ringraziare Ludovico eh, che ha eh, sicuramente eh, dato un impulso insieme all'editore, insieme a tutta la squadra ulteriore con questo rinnovamento grafico e di contenuti probabilmente che vuole festeggiare la, il raggiungimento della maggiorità di una di quelle che, che reputo le riviste eh, più eh, rappresentative all'interno della nostra categoria. Le voglio ringraziare eh, evidenziando quello che è il valore della comunicazione. Lo dicevo prima, dobbiamo imparare a comunicare meglio, lo facciamo al nostro interno, ma dobbiamo imparare a farlo all'esterno. Quindi eh, l'invito è quello di valorizzare sempre più il ruolo della comunicazione verso. Tutte le parti che non, fanno, che non sono integre, che non sono assolutamente facenti parte del nostro sistema, perché quello è il ruolo che forse anche una rivista come punto S, un punto di riferimento importante, dovrebbe provare ad avere. Io, come, come vicepresidente di UTIFAR e L'UTIFAR tutta, eh, ci siamo spesi e ci siamo impegnati in un qualcosa che credo debba essere ancora pienamente valorizzato. Una ricerca importante che valorizza il ruolo della farmacia, che è il nostro bilancio sociale, che è una ricerca condotta insieme alla CGA di Mestre che mette al centro della, eh, della professione il suo valore, il valore indispensabile nei confronti della eh, collettività, il valore indispensabile nei confronti della comunità nella quale eh, agiamo tutti i giorni e soprattutto evidenzia tutti i risparmi indiretti che il ruolo della farmacia ha sul territorio nei confronti della collettività. Credo che questo lavoro vada ampliato, vada ancora più approfondito, si debbano trovare spunti per mettere ancora più in evidenza quello che è il ruolo della farmacia. Bisogna comunicarlo, bisogna comunicarlo in un modo forse nuovo. Oggi la comunicazione è al centro di qualsiasi opera dell'uomo possiamo operare benissimo, possiamo essere i più bravi, possiamo essere più preparati, possiamo essere al centro di un progetto importante. Ma se non sappiamo comunicarlo, qualsiasi cosa mettiamo in atto, certamente non ha l'importanza, non riveste l'importanza che dovrebbe avere. Quindi, auguri a punto F, e grazie per avermi chiesto la vostra collaborazione e sono certo che questo porterà a risultati tutti insieme nell'interesse comune, che è quello dell'interesse della farmacia e del suo ruolo nella nostra collettività. Grazie. Grazie, dottore. Adesso passerei la parola a Maurizio Visozzi, che sta seduto qua alla mia destra. Lui è un farmacista, farmacista scrittore, possiamo dirlo ad alta voce. Insomma, io credo molto in lui perché ha uno stile tutto suo particolare, molto ironico e non riproducibile come ha vantato anche molti tentativi di, di imitazione come la settimana enigmistica e, e scrive tanto e scrive, ed è anche direttore editoriale di Pharma Magazine adesso ha questa rubrica su, su punto f che si chiama Controcorrente un po' lo, lo definisce bene e volevo sentire da lui anche cioè, ricordiamoci, questi, queste persone che, che siedono qua vicino a me sono anche rappresentanti di, di categoria in Federfarma Roma, in Federfarma Milano, in Federfarma Palermo, però è che sia, la cosa più importante è che sono dei liberi pensatori, cioè questa è la cosa che li contraddistingue e che a noi interessa, perché al di là delle appartenenze uno deve essere libero nel pensiero e libero nella scrittura. E noi abbiamo un esempio preclaro, come dicevano i latini, qua alla mia destra. Grazie, grazie Giuseppe. E come tutti i relatori mediocri, eh, a me la mediocrità sicuramente non manca. Eh, comincio a esprimere subito il disagio di parlare dopo oh, degli oratori preparati, competenti e disinvolti. Io me la cavo appena appena con una penna in mano, con un microfono mi paralizzo, quindi. E metto subito le mani avanti, poi potremmo eh, citare Schumann che non riusciva a comporre sinfonie perché era venuto subito dopo Beethoven e quindi dice che faccio io? C'è stato già Beethoven, poi si è impegnato anche lui e ha avuto ottimi risultati. Mm, che dire, eh, farmacista da sempre convinto, convinto amante della mia professione. Eh, ogni tanto mi piace anche comunicare, scrivere e quindi parto con il mio stile, come dice Giuseppe, io lo chiamo il delirio. Mi parte qualche delirio, trovo qualche anima buona che me lo pubblica e, e riesco a comunicare qualche espressione. E non solo lo trovo, ma poi c'è anche, come si dice a Roma, chi c'è casca due volte. E non gli è bastato la collaborazione con eh, Pharma Magazine e adesso Giorgio Arbonetti ma ha voluto anche nello staff di Punto F. Eh, Pharma Magazine è una m, mensile, una rivista che risponde forse un pochino al, m, ai punti sollevati prima da Roberto Tobia, cioè la comunicazione extra, fuori della categoria. Io ho sempre immaginato la farmacia da un punto di vista comunicativo come un gigante dai piedi d'argilla. Noi abbiamo una diffusione capillare, noi siamo 18, 19, 20 mila quanti siamo, abbiamo milioni di contatti al giorno. Un giorno qualcuno ha fatto un conto che in tre settimane circa tutta l'Italia passa in farmacia. A fronte di tutto questo passaggio, a fronte di tutti questi che i, pubblici, i pubblicisti chiamerebbero contatti utili, noi riusciamo a comunicare un'immagine della farmacia e del farmacista assolutamente insufficiente. Come ricordava Vittorio Contarina prima in un altro, in un, un altro meeting, eh, l'opinione che si ha del singolo farmacista, del farmacista sotto casa, del farmacista di quartiere è eccezionale nei quartieri, in città. Nei paesi il farmacista è apprezzato, come diventiamo massa e non siamo più individui. Improvvisamente diventiamo casta, diventiamo ladri, sfruttatori, diventiamo approfittatori della salute pubblica. C'è qualche cosa che non va, non è possibile che ognuno di noi, preso singolarmente, sia un ottimo professionista e poi, come categoria, ci sbattono in televisione e sui giornali come la peggiore feccia. C'è qualche cosa che non va, c'è una strozzatura a livello di comunicazione. Come cerchiamo di ovviare al problema della comunicazione? Cercando di migliorarla, cercando di rivolgerci al cittadino e non soltanto... Cantarcela e suonarcela, come diceva Roberto Fra di noi, rivolgerci al cittadino e mostrare quelle che sono le caratteristiche, le eccellenze. Cosa fa una farmacia? Chi è il farmacista? Pharma Magazine che viene distribuito gratuitamente in tutte le farmacie del Lazio. Abbiamo cominciato con la provincia di Roma. Dato il successo, ci siamo subito allargati in tutto il Lazio e adesso siamo in Torino e Provincia. Viene distribuito in tutte le farmacie, abbiamo una tiratura di 205.000 copie, se Giorgio Albonetti me lo conferma, che ci posiziona, penso, fra le prime 4-5 eh, periodici, sei? Il primo? No, dai, su, veramente, ok. Prendo per buono il primo periodico per eh, tirature e per diffusione mensile in Italia. Voi immaginate questo risultato soltanto nel Lazio e in provincia di Torino. Moltiplicate le 200.000 copie per, di oggi per tutte le 20.000 farmacie sono 2 milioni di copie, 2 milioni di copie sono 5-6 milioni di contatti. Noi potremmo e dovremmo portare la nostra parola, la nostra opinione all'interno di tutte queste 5-6 milioni di persone. È uno share altissimo. Le menzogne, le calunnie, le falsità, tutto ciò che viene comunicato sulla nostra categoria un po' per ignoranza perché c'è anche tanta ignoranza eh, da parte di, di, di chi comunica e di chi informa mm, parte voglio dire anche un po' per malafede forse ci sono dei poteri forti che manovrano l'informazione eh, a seconda de, di come può far comodo a qualcuno noi abbiamo il dovere, abbiamo la possibilità di rompere gli schemi di uscire dalla carta stampata, dalla televisione dove ci riempiono di mh, non cose sempre corrette e parlare direttamente al cittadino che altro aggiungere? Penso che, mh, ci, torniamo. ci torniamo su qualche altra cosa, mi dispiace per voi ma mi fanno tornare, scusate grazie passo direttamente la parola a Paolo Vintani che ben conoscete, è il direttore scientifico di Punto .f il nostro editorialista è una persona che conosce bene la categoria cosa possiamo dire Paolo e eh, della nuova rivista e anche un po' della professione in generale che momento sta attraversando secondo te? sì io vorrei fare un inciso sono, credo molto nei segni eh, io stanotte sono di turno faccio il farmacista sulla brandina sono felicissimo di essere qui cercando, saltabellando con i miei collaboratori e stasera dopo cena di ritornare nel mio letti, nella mia branda. Sono felice perché stanotte alle tre è nato il mio secondo nipote e volevo chiamarlo farmacista, volevo chiamarlo farmacista più ma um, mi è stato negato dalla figlia. Eh, per perdonami se non rispondo subito alle domande, Giuseppe, ma io devo. Non un ringraziamento, qualcosa di più perché per me stare con Giorgio Albonetti, con il nostro presidente, è la mia vita perché con Giorgio, oltre ad essere coscritti, abbiamo visto di tutto. Il primo articolo che ho scritto per lui era per naturopatia e omeopatia, che molti di voi non si ricorderanno neanche. E Vergognoso come ero. Avevo chiesto di, di usare uno pseudonimo e gli avevo proposto eh, Geronimo Custanover, che era, la, era protagonista del, di un libro do, di Merrick... Lui mi ha detto: Tu sei scemo, eh, eh, però me l'ha scritto. Ma una cosa per cui Giorgio, quando mi ha detto, guarda, dopo l'esperienza che ho avuto con lui in eh, Farmacia News, tema farmacia, quando ha fatto questo enorme passo eh, che, che ammiro moltissimo. Come coraggio, come uomo, come persona di edra, e i dati gli stanno dando ragione mi ha chiesto, Laura, va via, mi farebbe piacere che fossi tu a seguire. Eh, è, stato un, è veramente un'emozione, anche perché è un momento della mia vita particolare e ne avevo bisogno. A me, io non so se so scrivere bene, certo mi piace scrivere. Mi piace scrivere e ho trovato poi, oltretutto nei collaboratori di Edra che frequento da sempre, in Ludovico, in Giuseppe, in Silvia, che conosco da sempre, un ambiente bellissimo e La presenza in ultima pagina del signore lì, Luca Pani, del professor Pani, mi stimolava ancora di più, perché dico così non mi diranno solo a me che faccio delle citazioni, le fa, le fa, Luca è una citazione unica, quindi cosa? E le parole non, non sono andate vane, perché andando per la prima volta all alla riunione di redazione con Giuseppe, che ringrazio tantissimo, ho avuto un'accoglienza meravigliosa, perché le riunioni si fanno così, si fanno intorno a un tavolo si riesce cercare di capire di eh, cosa parliamo, cosa parliamo di nuovo, chi è questo, chi è quell'altro. Eh, ho sentito una trasmissione di Giovanni Minoli in cui si intervistava Simone mo Moro, che è un, uh, che è un uh, alpinista, il primo che ha scalato il Sisha Pagma, che è una, la montagna maledetta, dove mo sono morti tutti, il primo che è riuscito a salire oltre gli 8.000 senza, in, su questa montagna senza ossigeno. E lui dice alla domanda del giornalista che chiedeva che cosa ha visto da lassù, ho visto l'orizzonte curvo. Ed è bellissimo, sono le parole che ho detto a Giuseppe. Ecco, non gli orizzonti piatti, noi abbiamo la tendenza, l'avvocato prima aveva detto cose molto belle, cioè parlavamo vent'anni fa di cose che non si pensavano neanche. La presunzione di punto F è quello proprio di vedere gli orizzonti curvi vedere al di là essere presi Ess secondo me questo è molto, è molto significativo è un archetipo di posizione e di atteggiamento nei riguardi e della, della farmacia che è, una, che è una realtà che deve avere scusatemi, le palle di non prendere più modelli e rimodularli nel nostro ambiente Maurizio diceva una cosa sacrosanta tanto noi ci prendono per casta io, quando ho detto prima che ritorno nel mio lettino, proprio perché ritorno nel mio lettino, come fa Maurizio, come faranno centinaia di altri miei colleghi stanotte, quindi è giusto vedere con i nostri occhi. La vera sfida del futuro è il dialogo tra le professioni. Il problema non sono i valori nella società moderna, sono i ruoli. Noi stiamo perdendo i ruoli: il ruolo farmacista, il ruolo medico, il ruolo giornalista. Ci appiantiamo tutti. Io sono per l'individuo per essere semplicemente non dire cosa fanno male gli altri, dico quello che so fare io, che è un'altra cosa. E concludo sperando di esprimere me stesso quello che ho chi mi conosce, mi scuso se mi ripeto per l'ennesima volta, quello che ho fatto davanti, nella mia farmacia. Io mh, ho una presunzione che è quella, che è una presunzione reale, cioè che la mia famiglia è farmacista da 15 generazioni, per cui dal 1500. Per cui lo sento come dovere, non come diritto. Nella mia farmacia ho tolto i cartelli pubblicitari e ho attaccato un cartello riportando una citazione di sainte 22 ventiduesimo capitolo: in cui il mercante di pillole, un farmacista, incontra il piccolo principe e il piccolo principe chiede: Ma tu cosa fai nella vita? Io faccio eh, pillole perforzionate ne prendi uno e ti, manca, ti passa la sete per 52 minuti. Beh, di questi 52 minuti il piccolo principe dice cosa te ne fai? Ah io di 52 minuti posso farne quello che voglio. Io, conclude il piccolo principe, se avessi 52 minuti camminerei ad agio ad agio verso una fontana. E io credo che questo sia quello l'atteggiamento che aveva Luca Pani, il farmacista che accompagna il malato in un percorso di guarigione e di benessere. Grazie. Grazie Paolo. Adesso prima di passare a un'eventuale tornata di domande lascio la parola al nostro editore Giorgio Albonetti per un saluto. Buongiorno a tutti. Quattro anni fa è incominciata... Cinque anni fa è cominciata l'avventura di Edra, eh, qualcuno ci ha creduto, io moltissimo come si sa, eh, la scorsa settimana siamo diventati editori anche in Spagna, oggi parliamo di Edra come di un gruppo di 350... Dipendenti, che fatturerà quest'anno 40 milioni, leader nella salute in Italia e con la prospettiva di diventare leader nella salute in Polonia, in Spagna e molto ovviamente in altri paesi. Ritornare oggi, dopo tre giorni passati a Londra alla Fiera del Libro, ieri a una Fiera a Madrid di veterinaria, tornare qui in Italia. Al quarto congresso di farmacista più, anche questa è una scommessa iniziata quattro anni fa, che oggi mi sembra vinta con un suo percorso, un suo futuro per le prossime stagioni. E venire qui a questa presentazione di punto, della nuova Punto F e eh, al tavolo trovare tanti farmacisti che vogliono collaborare, a cui io ho chiesto di collaborare, al punto F, la nuova punto F, perché la mia idea è sempre stata quella di dare voce il più possibile. Poi le voci non sono uguali, questo è il bello e questo è quello che deve rappresentare la rivista. E questo è il nostro modo di lavorare. L'anno scorso i nostri corsi ECM hanno partecipato più di 55.000 professionisti. Noi stiamo lavorando a un, lavoro, a un progetto che formerà circa 80.000 farmacisti in Europa. Questo è il mio modo di agire, di muovermi. Mettermi a disposizione di una categoria. Il punto F è a disposizione della categoria dei farmacisti che se si vorrà rinnovare l'aiuterà in questo cammino grazie a tutti voi grazie a Giuseppe grazie. per la collaborazione la, la stima è rimasto con noi e sono molto contento grazie grazie Giorgio allora eh, adesso non so, non so se c'è qualche altro convegno che però se c'è qualche domanda veloce la facciamo altrimenti ci sono domande anche perché sono così tanti convegni da seguire che poi è un tour, è un tour de force. Allora io ringrazio tutti, e vi invito a leggere punto e a contattarci se, se volete intervenire, se avete delle, delle opinioni da esprimere. Grazie mille, buon pomeriggio.